Ciao ragazzi, sono Karin Vogue e Dondolando vi trovate sul canale K-Vape, cui io vi prego di iscrivervi al canale, attivare la campanella e rimanere sempre aggiornati sui video che andrò a pubblicare. Oggi parleremo di batterie. Io so già che voi volete cambiare video, ma io vi sfido a arrivare fino alla fine e vi invito a fare una piccola riflessione. Allora, io non mi rivolgo solo a chi utilizza i meccanici e non voglio neanche fare una lezione a chi svapa il meccanico, ma io mi rivolgo a chi svapa con i circuiti. Dici, ma a me cosa serve? Tra me e la batteria c'è in mezzo un circuito che se succede qualcosa mi stacca l'erogazione e io sono assolutamente sicuro. Perfetto, ma io non sto parlando di sicurezza. Quello di cui voglio parlare io è: siamo capaci di scegliere la batteria giusta per il nostro modo di svapo? Se io ho una Pulse V2 e svapo a 70 watt e utilizzo una batteria 18650, io tutta giornata non ce la tiro. Se invece utilizzassi una 21700, io ci farei anche 2 giorni, perché con quella 18650 vuol dire portarsi dietro un'altra batteria, arrivare a casa, mettere sotto carica l'altra, controllare che questa sia a posto, per il giorno dopo devo avere in borsa delle altre batterie, controllare, fare, brigare. Mentre io con la mia 21700 sono tranquillissima, arrivo a casa, guardo com'è la batteria e mi regolo se riesco a fare anche il giorno seguente. Detto questo, io non mi rivolgo solo in caso voi possiate scegliere per il vostro hardware una batteria più grande, perché la Pulse V2 supporta le 21700. Facciamo proprio, andiamo sulla cosa più piccola in assoluto, questa da 18350. 18350 su cosa si usa principalmente? Sui tubicini come il Kizoku, beh, quello è mospettato, però possiamo andare anche in meccanico. Quelle batterie, io ho guardato vari siti, varie aziende, posso trovarle da una capacità, quindi questo sostanzialmente è un contenitore. Questo contenitore può contenere 750 mAh, oppure arrivare anche a 1100 mAh. Voi capite che se utilizziamo lo stesso dispositivo, quindi facciamo che sia il Kizoku, tutte e due utilizziamo il Kizoku con lo stesso atomizzatore, con la stessa resistenza, quello che avrà dentro la batteria con 1100 mAh riuscirà a svapare per più tempo. Un'altra considerazione: se io ho questi valori così differenti e voglio svapare a determinati wattaggi, chi mi dice che quella batteria non ha una scarica costante sufficiente per farmi svapare a quel wattaggio, nonostante la dicitura sia di una batteria che mi permette di farlo? Perché tra 750 mAh e 1100 e una scarica di 8 A e di 15 c'è una bella differenza. Quindi il mio video intende proprio arrivare ad avere una consapevolezza, quindi riuscire a imparare a distinguere e scegliere quello che ci permette di svapare con più soddisfazione e più a lungo. Allora, batteria è un contenitore. Il nostro contenitore può contenere, facciamo finta che sia una botticella di vino? Perfetto, 750 ml è anche una bottiglia, però io gli metto un rubinetto, ok? Quindi io ho 750 con i 750 mAh. Scarica 8 A costanti. Vuol dire che il mio rubinetto, aprendolo, erogherà 8. Facciamo che siano decilitri di vino costantemente. Perfetto, sono i miei 8 A che eroga costantemente. Però potrei anche avere quella da 1100, quindi capienza più ampia, con un rubinetto da 15, quindi mi butta fuori anche di più. Il paragone è questo. Lo so che per un matematico, per un fisico non potrebbe stare né in cielo né in terra, ma nell'immaginario credo che sia la cosa più immediata. Inizio anche col dirvi che se voi guardate le batterie, su queste hanno delle scritte. Ovviamente ho preso anche quella più piccola, ma io ho anche una bella 21700 che è più grande, inizio ad avere una certa età. Per esempio, vediamo se riesco a farvi vedere quello che c'è scritto. Come non lo mette a fuoco?
cercheremo di investire anche su quello. Comunque, io vi consiglio di leggere sempre se sulla batteria c'è scritto IMR o INR, perché queste, con questa dicitura, vi permette di avere qualche secondo in più in caso di surriscaldamento o botto o sfiammata. Diciamo che il tempo in cui si surriscalda o arriva a sfiammare o fare proprio il botto è un pelo, stiamo parlando di secondi al massimo, proprio pochissimo, però è un po' più lungo rispetto alle altre batterie. È vero che con attenzione ci rendiamo conto se c'è qualcosa che non va, perché si scalda, perché c'è un odore strano, perché non abbiamo una, magari non attiva, non è performante, andiamo sempre a controllare che cos'è. In questo caso noi abbiamo anche del tempo in più in caso fossimo già noi in ritardo nel riconoscere i problemi, sempre ovviamente tenere l'occhio bello attivo e allerta. Quindi, prima cosa da fare, il nostro contenitore, controllare tutte le specifiche, perché se noi andiamo a guardare, come vi dicevo prima, per le 18350 che ci sono un sacco di valori, dai 750 mAh per ora, 900 mAh per ora, 1100, ci sono anche 800 mAh, io ho visto le Efest, quelle viola, quelle rosse, già cambia, una 700 mAh per ora, l'altra 800 mAh per ora. Se guardiamo le Dios, quelle nere hanno 1100 mAh per ora e scaricano costantemente 15 A. Vi sto parlando di tutte marche che sono le sottomarche dei 4 produttori di batterie, che sono Sony, Samsung, LG e Panasonic. Loro producono e poi le altre case acquistano da loro e rivrappano. Nella maggior parte dei casi. Io adesso non so se alcuni siano diventati autosufficienti e facciano anche tutta la produzione, però vi posso parlare, fino a qualche anno fa erano solo queste quattro a produrre batterie. Le varie batterie ovviamente sono, come dicevamo prima, dei contenitori e contengono degli ioni di litio, delle celle di ioni di litio, e hanno diverse capacità. Queste capacità ci permettono di erogare e di avere una durata nel tempo. Però se io volessi ragionare, perché il nostro obiettivo è arrivare a capire, nel dire, a me piace svapare a 50 watt, che batteria mi serve? Beh, noi possiamo dire che facendo 4 calcoli possiamo arrivare a sapere che se noi svapiamo tra un watt e 35 watt, a noi sono sufficienti 10 ampere di scarica costante, e una batteria con 3500 mAh è più che sufficiente. Dai 35 ai 50, sempre con batteria singola, però state attenti che io non vi dico se copre tutta la giornata o meno. Questi sono solo puri calcoli matematici. Tra i 35 e 50 watt a 3000 mAh per ora mi servono 19 ampere. Una VTC5, per esempio, per svapare tra i 50 e gli 80 watt, va bene, però non ci tirate la giornata, dovete almeno viaggiare in dual battery. Però da sola a quel wattaggio regge, se ne mettete due state tranquillissimi, non andate a stressarla, perché per svapare tra i 50 e gli 80 watt mi sono sufficienti 2500 mAh con una scarica di 22 A costanti. Per cui io so che questo me lo tiene. Però se io vado a mettere due batterie vuol dire che io posso alzare ancora i mini watt, oppure a quel wattaggio lì avere una durata molto più lunga. Di caricare le batterie con un caricatore esterno se non ha la batteria integrata. Perché? Io questo ve lo assicuro che l'ho provato. Voi prendete un caricabatterie esterno, carica in maniera molto più lenta, ma questa carica lenta permette di riempire bene queste celle e di dargli il tempo di ricaricarsi. Le batterie, cioè se voi caricate le batterie con il caricabatterie del telefono, l'amperaggio è diverso, avrà una carica veloce, ma in realtà non la riempie bene, è più sommaria.
Questo alla lunga vi danneggia la batteria, avete meno resa e rischiate di più perché non siete sicuri di averla veramente a quella carica, lo sfalsa. Quello che vi posso dire è di utilizzare, a parte il caricatore esterno, ma di farla questa prova e teniamo conto che le batterie non sono eterne. Bene o male tengono 300 cariche, vuol dire che se voi me la caricate tutti i giorni non dura neanche un anno. 300 cariche, 300 giorni, avete fuori 2 mesi e qualche giorno. Fate bene o male conto che vi segnate quando l'acquistate, fate passare un anno, poi sostituitele. Così siete sempre sicuri di avere delle batterie performanti. O appena vedete che la batteria non tiene bene e perde subito la carica, vuol dire che si sta esaurendo e sicuramente non la metterei mai su un meccanico, ma la accantonerei e cercherei di acquistarne un'altra. Questa per fare una premessa. Parliamo di meccanico. Ragioniamo insieme. Non è difficile, eh? Lo sembra, ma non lo è. Allora, se io voglio sapere se la mia resistenza ce la fa a stare sul tubo senza incappare in situazioni pericolose, devo fare un calcolo molto semplice. Allora, noi abbiamo detto, la batteria è un contenitore. Il mio contenitore, facciamo una UTC5, ci possono stare 2 litri e 6 di vino e il mio rubinettino mi eroga 30 costanti. 30, quello che vuoi, decidi, butta giù 30 costanti. I miei ohm è uno 0,3, quindi non sono bassa, eh? Siamo in tranquillità, ve lo dico già. Come se io avessi il mio le persone col bicchiere, ogni svapata puff, puff, vai là col bicchiere che è da 0,3. Ce la faccio? Sì. Ma come faccio a saperlo? Perfetto, avete in mano le calcolatrici, ci sono anche le applicazioni, i software e tutto. Avete in mano tutto quello che volete per riuscirlo a risolvere, veramente avete in mano tutto. Però il ragionamento rimane sempre l'arma migliore. Allora, come si fa a calcolare? Il mio ampere, quindi il mio amperaggio, scarica costante, faccio A. Quindi per calcolarmi se ci sto dentro è A uguale V diviso R, dove V sta per il valore di voltaggio e R sta per la resistenza. Il mio valore di voltaggio è 4,2, che è la batteria piena carica. Però io vi do un consiglio: aggiungete sempre un 10-20% per star tranquilli. Io vi dico, voi quando fate questo conto buttateci sempre 1A.2 nel conto, che è un calo di tensione, una perdita in conduttività nel dispositivo che state utilizzando. Io questa variabile la calcoliamo proprio a spanne, però io la butterei dentro per fare un lavoro più preciso. Però calcoliamo anche la variabile, ci poniamo il problema che il dispositivo che stiamo utilizzando potrebbe avere delle perdite in conduzione o avere un calo, cosa che può verificarsi. Per cui scriviamo A uguale 1.2, che è il nostro margine di sicurezza, lo moltiplichiamo per i nostri volt della batteria, quindi la batteria carica 4,2 volt, diviso la nostra resistenza che è 1,03. Quindi scritto, facciamo così: A uguale 1.2, e vi scrivo tra parentesi che cos'è, che è il mio margine di sicurezza per lo moltiplichiamo, adesso andiamo avanti a scrivere, per i nostri volt, 4,2, che non mi ricordavo più quanto era la resistenza, diviso 0,3, che sono i nostri ohm. Così
noi stiamo usando questa batteria, la VTC5 2600 mAh con la scarica da 3. Io voglio sapere se ce l'ha quanti ampere, quindi io voglio sapere se sto dentro questo valore qua. Quindi 1,2, che è il mio margine di sicurezza MS, moltiplicato per i miei volt, dividendolo per la mia coil da 0,3. Ve lo dico, è 16,8. Io ho arrotondato, ho fatto 17. Mi servono 17 costanti. Ce li ho qui? Sì. Non ho neanche questo valore vicino a questo, che quindi io direi no. Questo a 17 su 30, sì. Questo è il calcolo che va fatto. È semplice. Io vi dico però, trucchetto, tenetevi un margine, perché ci possono essere le dispersioni e quelle ci sono sempre. Voi poi sentite il calo e si corregge. Parliamo di elettronico. Come funziona? Qui ragioniamo sul wattaggio. Quindi non è come prima che io mi facevo il mio bel calcolino di A uguale V diviso R, per cui io andavo alla carica piena della batteria e la mia resistenza, tenendo conto anche dell'amperino che mi tengo di margine. Non vado più a fare quel discorso lì, io qui faccio un'altra cosa. Devo calcolarmi i miei ampere prendendo il wattaggio e dividendolo per i volt per l'efficienza del circuito. Quindi tengo conto che anche la mia batteria stacca a 3 volt. Quindi io cosa faccio? Faccio, se ho una VTC mini e voglio lavorare a 14 watt, io scriverò A uguale 14, che sono i watt, diviso 3 per 0,95. La richiesta è di 5 ampere o poco meno. Se lo facessi con 60 watt, questo discorso, quindi farei 60 diviso 3 per 0,95, arriverei a un 20 ampere di batteria che mi serve. So che questo è un po' più scolastico, però io posso sempre avere sotto controllo quello che mi serve per la mia batteria. Quindi se io faccio anche approssimativamente questo giochino di calcolo, io so che batteria necessito per il wattaggio che sto svapando. Se adesso io ragiono che 60 watt sono a 20 ampere di batteria e vado di qua e guardo che la mia VTC5, come ho scritto qua, me ne richiede 30, siamo a 20 su 30. Lo posso fare? Sì, siamo su un circuitato, vado anche molto tranquilla, però so che non mi dura alla lunga, cioè, lo brucio abbastanza in fretta. Se avessi più capacità, quindi a dire mettere due batterie, riuscirei a tirarla di più. Questo è un po' il sunto del discorso per quello che è un circuitato. So che è stato un video lungo, io vi ringrazio per la vostra attenzione, spero di essere stata chiara. Qualsiasi domanda voi abbiate, sparatemela qua sotto e io cercherò di rispondervi nel minor tempo possibile. Alla prossima!